Eccoci qui con Paolo Freso, anzitutto complimenti per l'ottima prestazione, abbiamo visto un paio di recuperi provvidenziali. Paolo Freso, direttore artistico della giornata di questa maratona jazz che renderà L'Aquila capitale del jazz italiano per un giorno. Prima domanda, quanto è stato bello ma anche difficile organizzare tutto questo e com'è nata l'idea? Ma intanto la seconda risposta, l'idea è nata da un invito fatto dal ministro Franceschini di portare all'Aquila anche quest'anno una giornata di solidarietà per la ricostruzione. Noi l'abbiamo fatto nostro e partendo da una piccola idea abbiamo fatto una grandissima idea, che è quella di portare in città 600 artisti con 110 concerti circa in 12 ore. È stato difficile ovviamente perché era difficile documentare tutto il jazz italiano, che è molto più vasto dei 600 musicisti e dei 110 concerti, ma è stato facile invece avere la risposta di tutti quelli che abbiamo invitato, perché veramente tutti quelli che abbiamo chiamato hanno aderito con totale trasporto, fatto salvo per quelli che non potevano esserci perché avevano un impegno già preso. Quindi è stata una solidarietà veramente incredibile. Certi che se avessimo chiamato 3.000 musicisti, forse siamo ancora di più in Italia, avrebbero tutti accettato con grande trasporto. L'unico crucio è non averli potuti ospitare tutti ovviamente, ma è evidente che in una città come L'Aquila in questo momento sarebbe difficile fare un festival con 3.000 musicisti in tempo reale. Ci saranno altre occasioni, magari anche altrove, per rappresentare ancora meglio il nostro jazz. La giornata di domani ha molte finalità, credo. Una, quella ovvia della solidarietà, che è la prima, del riflettere assieme anche sulla ricostruzione, del ricucire una ferita che non è solamente umana ma è anche architettonica, ma il secondo è anche quello di ritrovarci anche come stasera con questa bellissima partita di calcio tutti assieme, perché quando le cose si fanno assieme si fanno meglio e crescono insieme a tutti, insomma. Quindi la risposta dei musicisti è stata unanime ed è stata veramente positiva, immediata soprattutto. È un evento che serve anzitutto ad accendere, a tenere accesi i riflettori sull'Aquila, ma anche a voi jazzisti, a voi musicisti, a contarvi un po', a ritrovarvi per scattare una sorta di fotografia del jazz italiano così com'è nel 2015. Certo, direi che è anche un momento in cui andava fatto perché è un momento in cui si discute molto di cultura. Noi crediamo che la nostra musica sia una musica che ha un alto valore culturale, è una musica che è nata nel Novecento, che si è evoluta con i tempi di un secolo, che si è evoluto ugualmente con una velocità incredibile. Oggi il jazz, se prima poteva sembrare avulso dalla nostra realtà storica, culturale, direi che oggi è parte del nostro DNA. E quindi, contarci all'Aquila in questo momento storico in cui c'è una discussione accesa sui temi della cultura, quanto vale la cultura, cosa porta la cultura al nostro paese, quanto la cultura può essere la chiave per trovare anche una nuova via alla crisi che stiamo vivendo, allora direi che questa occasione aquilana pone diversi quesiti e necessita di diverse risposte. Sicuramente qualche risposta domani ce la porteremo via, forse più di una. La scena jazz italiana oggi è rispettata e conosciuta in tutto il mondo, 20-30 anni fa non era così. Ovviamente questo è il frutto di un lavoro fatto prima di tutto da voi musicisti, ma anche insomma dal pubblico, dagli ascoltatori. Cosa c'è da fare, cosa rimane da fare, soprattutto a livello anche di politiche culturali? Ma rimane ancora da portare il nostro jazz fuori dal paese. È vero che il nostro jazz è sinonimo di qualità, come lo è fuori dall'Italia la moda, la pasta, le Ferrari e tante altre cose. Fortunatamente non abbiamo solamente cose negative, né tantomeno, visto che siamo nel prato di un campo di calcio, l'erba del vicino è sempre la più verde. Resta sicuramente da essere più forti, da avere delle ossa ancora più forti per far sì che il jazz italiano sia veramente uno dei nostri prodotti d'eccellenza da esportare. I musicisti che suonano fuori dall'Italia siamo pochi, mi ci metto anch'io, e meriteremo di essere molti di più. E ovviamente anche in Italia ci vogliono più spazi, ci vuole forse una nuova politica anche di sgravio fiscale per i locali. Non dimentichiamo che la musica nasce nei piccoli locali ancorché prima che nei grandi teatri dove vanno magari i musicisti conosciuti. Quindi sicuramente la cultura ha bisogno di aiuto. Aiuto forse è un termine sbagliato, perché nessuno chiede, come dire, elemosine, oboli. La musica, come tutta l'arte, soprattutto per i giovani, ha bisogno di fiducia. È un momento in cui la fiducia manca un po', e quando le persone trovano la fiducia da parte degli altri sicuramente hanno uno stimolo in più ed è uno sprone per andare avanti e per trovare delle vie. Ecco, credo che ci siano tutti gli elementi perché questa fiducia il jazz possa averla, perché è una musica che appartiene al nostro mondo e che produce moltissimo nel nostro paese, quindi manca poco probabilmente per arrivare a un vero risultato. In questo anno abbiamo fatto grandi percorsi e abbiamo sicuramente
ha battuto tanti paletti che c'erano in passato, quindi insomma siamo molto contenti, ovviamente c'è ancora da fare, ma abbiamo voglia di fare e di vincere. Come giudica il lavoro che è stato fatto in questi anni nei conservatori, nelle accademie, nelle scuole? Lei è anche un docente, qui all'Aquila abbiamo un noto conservatorio con una classe di jazz dove insegna anche Paolo Di Sabatino, che domani sarà tra i vostri. Ma è un lavoro importantissimo, per moltissimi anni il jazz è rimasto ai margini della cultura, diciamo, classica. Il jazz era un po' la musica del diavolo. Io stesso studiavo in un conservatorio in Sardegna, fui quasi cacciato perché il mio insegnante scoprì che suonavo il jazz. Oggi le cose sono molto diverse, il jazz è entrato prepotentemente nei conservatori di musica per, come dire, sottolineare, forse scoprire che la differenza, il divario tra le musiche non esiste. Il jazz deve molto alla musica classica, ovviamente, e la musica classica oggi deve qualcosa anche al jazz. Insomma, sono mondi vicini che si autoalimentano gli uni con gli altri. Più si conosce e meglio si riesce poi a parlare il proprio linguaggio. Il jazz nei conservatori è molto importante perché appunto è una delle nostre musiche di oggi e quindi ha dato sicuramente una spinta molto molto positiva. Bisogna poi interrogarsi sul dove andranno tutte le persone che prendono i diplomi al conservatorio di musica, ma qui ritorniamo al discorso di prima. Bisognerebbe interrogarsi poi anche dal punto di vista politico o dal punto di vista del sistema complessivo del nostro paese, che ha bisogno forse ancora di essere modificato. Ma ben venga il jazz non solo nei conservatori di musica, ma anche nelle numerosissime scuole che da tantissimi anni esistono in Italia e che peraltro sfornano nella maggior parte dei casi dei musicisti alquanto straordinari. Domani vedremo molti di questi ragazzi tra l'altro suonare, perché ci sono tanti concerti dove i protagonisti saranno proprio gli allievi, i giovani musicisti. Questa è una delle finalità di Jazz all'Aquila. Quella, la finalità non era solamente del fatto che il jazz italiano potesse unirsi alle difficoltà della città, ma era anche quella proprio di offrire una panoramica non solo di geografie ma di repertori, di stili e anche di generazioni diverse. Ci saranno musicisti ottantenni che vengono a suonare all'Aquila gratuitamente, come tutti ovviamente, ma ci saranno giovanissimi musicisti che magari vengono dalle periferie più lontane della nostra nazione. Questo è molto bello perché evidentemente c'è una vitalità, come dire, che si espande realmente in tutto il nostro paese e devo dire che rispetto anche a molti altri paesi europei questa è una particolarità della nostra Italia. Se siamo così disuniti nella nostra politica, se esiste un nord e un sud, devo dire che in cultura e in arte questa cosa è invece estremamente positiva e molto molto creativa. Un'ultima domanda davvero, molti aquilani ricordano i suoi concerti all'auditorium della Barattelli nel castello cinquecentesco, insomma lei è stata all'Aquila molte volte, c'è un ricordo particolare magari che ha di questa città che porta con sé, che le piace anche raccontare? Ma guarda, ci sono due ricordi, uno proprio risuggerito ieri da una piccola passeggiata fatta ieri sera quando siamo arrivati. Io l'anno prima del terremoto feci proprio un concerto all'Aquila, fu un concerto molto bello di cui alcuni oggi si sono ricordati insieme a Richard Galliano e a Jan Lundgren con il nostro progetto Mare Nostro. E ieri sera, ritornando verso l'hotel, ho proprio riconosciuto quell'angolo di strada che mi avrebbe portato verso l'albergo dove quell'anno eravamo, e una serie di incontri che avevamo avuto proprio quelle giornate. Sono tornato poi 2 anni fa però nel centro, l'auditorium dei congressi, non so come si chiami, e quindi devo dire che in particolare quella fotografia di allora, ieri, mi ha profondamente colpito perché è stato come un ripassare una storia che sembra essere lontanissima ma che in fondo poi non lo è, perché parliamo probabilmente del 2008 e ricordo, devo dire, con proprio molta lucidità proprio il momento del terremoto, perché il momento in cui la televisione ha detto che era successo a questa terribile disgrazia all'Aquila, proprio mi trovavo con Richard Galliano e proprio in quel momento abbiamo ricordato quel concerto di soli 2 anni prima. Concerto al Teatro Comunale, se non ricordo male. Credo fosse un concerto al teatro, non ricordavo il luogo del concerto, ma ieri ho ricordato perfettamente il luogo dove invece abbiamo abitato quella sera, proprio il momento in cui siamo scesi dalla macchina in quel luogo. È come che ci sia stata improvvisamente una fotografia che è riapparsa senza essere assolutamente sbiadita. Chissà che presto non possiate tornare a suonare lì di nuovo, anche grazie all'iniziativa di domani. Lo speriamo tutti, ovviamente. Grazie mille. Grazie.